è una mostra molto ricca di spunti, straordinariamente rappresentativa dell'arte di due grandissimi protagonisti che oggi presentiamo, Cézanne e Renoir a Palazzo Reale. Mi preme sottolineare un aspetto che riguarda da vicino la città di Milano e il rapporto con l'ambasciata di Francia, per la quale rinnovo un ringraziamento e una gratitudine, perché, se ricordate, ci siamo trovati l'anno scorso a più riprese con l'ambasciatore di Spagna in Italia ed era stata una prima collaborazione istituzionale che ha dato dei frutti straordinari anche sul piano diplomatico, dei rapporti con le città, con gli stati prestatori, con le città e con i musei che hanno concesso questi prestiti così autorevoli. Abbiamo deciso di replicare trovando una rinnovata disponibilità con la Francia. Con il signor ambasciatore abbiamo costruito un rapporto veramente speciale che ci ha permesso di lavorare a fondo sul sistema di prestiti e di collaborazioni istituzionali che poi, come sapete, i musei prestatori sono l'Orangerie e il Musée d'Orsay, quindi due dei principali musei del mondo, e credo che anche grazie a questa convinta disponibilità della sede italiana dell'ambasciata di Francia e del suo ambasciatore abbiamo avuto una grandissima disponibilità e un grande spirito di collaborazione. La maggior parte delle opere che sono esposte in questa mostra sono opere che erano appartenute a questo importante mercante d'arte francese, Paul Guillaume. Cosa vedete in questa mostra? Beh, vedete sicuramente delle opere magnifiche dei due grandi artisti francesi, ma questo vi consentirà di affrontare tantissimi temi, perché questa è una mostra, un caleidoscopio di idee, e di stimoli di due artisti peraltro che, accomunati certamente dalla loro esperienza diciamo impressionista soprattutto all'inizio, in realtà sono due artisti, se voi in mostra li avete rappresentati, completamente diversi. Due modi diciamo di esprimersi completamente diversi, uno più legato diciamo così all'aspetto geometrico, l'altro invece più al colore, più alla vivacità, più alla felicità, no? del dipingere. Quindi, però, due artisti diversi, però, che sono amici, creano una consonanza di questa natura. Skira collabora con i più grandi artisti e le più importanti istituzioni per promuovere ogni forma di arte. La mostra di Cézanne e Renoir non deroga alla regola. Abbiamo collaborato con il Musée d'Orsay, il Musée de l'Orangerie e il Palazzo Reale di Milano per offrire ai visitatori un percorso unico, ricco di insegnamenti e di esperienze. La narrazione che abbiamo scelto, che punta molto su questo dialogo fra Cézanne e Renoir, sulla luce e sulla sensazione del plein air, sarà presente unicamente a Milano e in nessuna altra sede al mondo. Questo percorso, che vedrete fra pochissimo, è anche molto ricco di insegnamenti. Un percorso che abbiamo voluto inclusivo e capace di parlare a tutti. Alla croisée du 19e et du 19e et 20e siècle, Renoir et Cézanne ont tracciato due solchi nei laghi della pittura moderna. Il primo intraprendendo l'avventura dell'impressionismo e il secondo aprendo una nuova via in direzione di un'arte dalle forme ritmiche e sintetiche. Ce sont deux trajectoires très distinctes. Sebbene siano distinte, le loro due traiettorie non hanno mai smesso di incrociarsi e di intrecciarsi, grazie proprio all'amicizia, anche alla stima, all'ammirazione reciproca e agli interrogativi comuni che avevano.
ad esempio nella mostra vediamo più nell'esposizione vediamo proprio la luce rispetto alla natura morta e i paesaggi, dal ritratto al nudo fino a poi in realtà la ricerca di un'essenza delle cose e degli esseri. C'est avec une clarté inédite, il me semble, que c'était... Questa esposizione lo mostra in modo molto molto chiaro, l'espressività calorosa del maestro dell'impressionismo, appunto di Renoir, che si scontra invece con la precisione di colui che viene definito araldo del cubismo. On le voit dans l'exposition, la sensualité... Alla sensibilità delle teste succose e debuttate di Renoir, alle fragole rosse e alle pere rosa, sandole di suole presentate su tavole morbide e spesse, rispondono la frutta soda e gialla di Cézanne, che peraltro contorna di nero e dispone su tavole sfoglie con degli spigoli vivi. Et d'un autre côté, les nus du... I nudi distesi e voluttuosi di Renoir contrastano con quegli istanti di Cézanne che sono muscolosi e vivi. Entrambi tuttavia condividono lo stesso destino. Sono diventati da vivi i nomi tutelari per gli artisti del XX secolo, per tutti gli artisti che hanno rielaborato e sviluppato il frutto della loro sperimentazione. Quante volte infatti le varianti di Renoir e di Cézanne sono state reinterpretate dagli artisti che li hanno succeduti? Quanti Picasso, quanti Derain e Matisse hanno tratto spunto dalla sproporzione delle figure tardive di Renoir e dallo stiramento dei personaggi di Cézanne? E nella mostra scopriremo proprio che Renoir e Cézanne devono essere annoverati tra i grandi antesignani delle avanguardie artistiche del XX secolo. Aborder deux grands géants de la peinture. Riuscire a parlare di due diciamo giganti della pittura sembra quasi persino essere intimidatorio, vista l'ampiezza di questo progetto. Si l'on se penche plus précisément sur... E se analizziamo più a fondo le loro traiettorie, vediamo che ci sono diversi punti di passaggio di questi due uomini. Au-delà de leurs individualità, sicuramente hanno delle individualità molto affermate dal punto di vista stilistico, però hanno anche diversi punti di contatto. Sono stati da tre anni. Ils ont tous les deux, la loro amicizia infatti è nata negli anni 60, entrambi si sono conosciuti a Parigi e hanno seguito la stessa scuola di formazione. Entrambi hanno diciamo, visto l'avvento glorioso dell'impressionismo, hanno partecipato a questa avventura gloriosa dell'impressionismo. Et je pense qu'effectivement la section consacrée au... E sicuramente il visitatore potrà riuscire ad affrontare e ad entrare proprio in questo tema nella sezione plein air e nella conquista del paesaggio. Fondateur et si important. Oltre a questo momento fondatore, questi due uomini hanno sicuramente una longevità e una carriera importante. Come peraltro già stato ricordato, questi due stilisti, questi due uomini hanno degli stili completamente diversi. E vorrei ricordare infatti una citazione che è stata fatta da Bernard, dove diceva che Cézanne ama trattare la natura attraverso il cilindro, la sfera e il cono, mentre al contrario Renoir amava fare della pittura una cosa amabile, gioiosa e bella. Au-delà de ce mouvement impressionniste, les deux hommes vont conquérir leur propre style. Al di là del movimento impressionista, sicuramente questi due autori riescono a sviluppare uno stile personale, esprimendolo attraverso ad esempio la natura morta, la figura, il ritratto, figure che possono essere poi integrate all'interno del paesaggio attraverso la serie delle bagnanti. La lezione che l'impressionismo ha lasciato a questi due autori è la conquista dell'istante, come rendere l'istante in un determinato momento. Thank you.
différents. Du coup, durant toute l'esposizione vedrete dei soggetti in comune, però affrontati a modo loro, in maniera diversa, in modo personale. Che non si tratta di una partita, non ci saranno né vincitori né vinti, ma ci saranno sicuramente due pittori con una forza individuale. Et l'importance qu'ils ont. Et la cosa importante, quello che poi rimane, è la posterità che hanno il lascito che hanno saputo lasciare alle generazioni future. Nous avons choisi au sein de la collection de Laurent Gé l'artiste le plus emblématique. Abbiamo scelto nella collezione del Laurent Gé un artista sicuramente un grand mondo di Picasso che è riuscito a guardare le buoni avec un discours de la maison. Particolare, inedito di questa mostra è proprio il dialogo tra due artisti ovviamente notissimi e molto amati, ma che è estremamente raro, per non dire, utilizzo lo stesso aggettivo, inedito, vedere in questa chiave duale, uno di fronte all'altro, attenzione, solo loro due, non una mostra collettiva sull'impressionismo, termine che vedrete risulta riduttivo per descrivere sia Renoir che Cézanne. L'impressionismo è una fase, è un momento, è un periodo importantissimo per l'uno e per l'altro, ma è un periodo che passa e che trascorre. Dell'Ottocento, questi due artisti ormai entrambi ultra quarantenni, stringere una imprevedibile amicizia. Poi della scoperta acquisita spontaneamente da Renoir e acquisita invece più faticosamente da Cézanne del plein air, della pittura all'aria aperta, dell'uscire fuori, del prendere aria, del prendere respiro e luce nella natura e nella campagna, ecco che, superato però questa fase, scoprono l'uno di avere bisogno dell'altro. Cézanne, nella sua durezza, nel suo impegno, nella sua determinazione anche di lasciare Parigi, di non entrare nella dialettica dei movimenti, dei cambiamenti, ma di seguire testardamente e genialmente la sua linea di ricerca nella relativa solitudine di Aix-en-Provence, dove tende veramente a isolarsi anche dalla città stessa, da Aix stessa, uscire, andare in campagna, andare nella solitudine della natura, aveva bisogno di una controparte, aveva bisogno dello spirito più amabile, più allegro, più amichevole di Renoir. Renoir è un uomo meraviglioso, avremmo voluto averlo tutti come amico. Per tutta la vita ha sempre avuto un atteggiamento ottimista nei confronti del mondo, delle persone, della bellezza delle donne, che mi piacevano tantissimo. E io penso sempre a questo uomo ormai anziano, piegato, rattrappito da una dolorosissima artrite che gli impediva di camminare, che lo costringeva a dipingere con i pennelli legati alle mani perché non riusciva nemmeno più a tenerli fra le dita. Quando il mondo è sconvolto dalla prima guerra mondiale, lui ha due figli soldati, tutti e due feriti. Una grande tragedia e lui, a Cagnes-sur-Mer, dipinge ancora queste donne sorridenti, questi fiori che sbocciano, e scrive una frase meravigliosa, dice: la sofferenza passa, la bellezza resta. Ecco, questa fiducia
incrollabile sulla bellezza, sul mondo, sulla natura, è quello di cui Cézanne aveva bisogno. Perché Cézanne, viceversa, era sempre più chiuso, persino un po' ostile, litigava con tutti, e scopre invece, in un'età già più matura, il bisogno di confrontarsi con un'anima più leggera, più allegra, come appunto quella di Renoir. Che riflessi ha questo sulla pittura dell'uno e dell'altro? Sinceramente, non molti. Non molti. Perché Renoir e Cézanne sono artisti diversi fra loro, ma sono artisti le cui biografie si incrociano, ma il cui stile segue invece percorsi diversi. E certamente il rigore, la geometria, l'esprit de géométrie, vorrei dire, di Cézanne è sempre vivo ed è sempre una grande lezione, una lezione di tenacia, di sicurezza, di forza. C'è una natura morta con un cesto di Cézanne davanti alla quale Cécile Girardot ed io ci siamo fermati a lungo, siamo stati lì a guardarcelo noi, perché è un quadro veramente una lezione di stile, una lezione di composizione, di armonia, ma ripeto ancora una volta, rigorosa. E poche sale più avanti, Cécile lo sa, ci siamo fermati davanti a un piccolo quadro di Renoir, un'opera che rischia di passare quasi come opera minore, che ha però un tema e un titolo fantastico, si intitola Rose Mousseuse, se parli, che vuol dire rose spumeggianti. Ecco, se c'è un pittore che non sarà mai spumeggiante è Cézanne. Cézanne rien de mousseux, no. Ma al contrario, questo piccolo quadro con queste rose esplosive, proprio veramente ce lo siamo palleggiati, abbiamo pensato molto a lungo su dove collocarlo, e alla fine speriamo di aver dato a questo quadro simbolicamente importantissimo, anche se apparentemente minore, il ruolo che aveva. Come si svolgerà l'esposizione? Beh, vi do un paio di chiavi di lettura. In diverse sale voi vedrete le pareti di due colori diversi, un colore, diciamo, rosa cipria per Renoir e un color grigio-azzurro per Cézanne. E le opere dei due pittori sono su pareti contrapposte, separate. Alla fine della mostra, quasi alla fine della mostra, troverete una grande sala dove il colore delle pareti è lo stesso e dove su ogni parete c'è una coppia di dipinti, uno di Cézanne e l'altro di Renoir. Vorremmo che questa mostra fosse in qualche modo la chiave finale dell'esposizione, come se le altre sale fossero una lunga preparazione e alla fine poter vedere questi artisti uno di fianco all'altro, vis-à-vis, abbiamo scritto, uno di fronte all'altro. Insomma, io spero davvero che questa mostra sia ciò che Renoir si aspettava dalla pittura, e cioè un piacere, ma ciò che forse Cézanne avrebbe preferito, cioè un piacere che non passa solo dal sentimento, ma passa anche dall'intelletto. Grazie davvero. Di questo Renoir in questa nuova celebrazione dei 150 anni dell'impressionismo è una mostra magistrale, una mostra che trova qui la sua collocazione ideale nella magnifica cornice di Palazzo Reale. Come si è appena detto, la mostra mette in luce il legame tra Pierre Auguste Renoir e Paul Cézanne, due grandi pionieri che condividevano una grande amicizia.
analoga all'amicizia che univa questi due pittori, l'amicizia tra Francia e Italia, attraverso la storia dell'arte, continua a onorare e diffondere i capovalori degli artisti francesi in Italia, così come quelli degli artisti italiani in Francia. Con questa mostra, i nostri due paesi rinnovano ancora una volta la loro unione attraverso la nostra passione comune per la cultura. Sono lieto che il Musée de l'Orangerie, grazie al sapiente dialogo con Schiera, abbia potuto portare queste opere eccezionali in Italia, proponendole in maniera innovativa e offrendo ai visitatori di Palazzo Reale un percorso di riscoperta e valorizzazione di questi due artisti e della loro inestimabile eredità. Complimenti e tantissimi auguri a tutti i partner di questa bellissima mostra. Grazie.